prima cosa che si trova all'interno di questa mostra è una sorta di torre panottica che presenta 8 iridi dai colori lisergici e in qualche modo, come dire, gioca anche sul fatto che questo padiglione ottagonale della Palazzina dei Giardini abbia questa, come dire, proponga una visibilità a 360 gradi sullo spazio. Si tratta appunto di una versione contemporanea del panottico che si confronta con diciamo le forme di biometria contemporanea, no? Cioè nuove forme in qualche modo non solo di controllo ma di identificazione delle soggettività contemporanee. Ecco perché, come dire, l'idea geniale anche di Cirio è consistita in questa colorazione lisergica, quasi in qualche modo volesse suggerire una sorta di lente a contatto colorata, no? In qualche modo una via di fuga rispetto alla biometria o ai sistemi di identificazione attraverso la biometria. E questo naturalmente fa parte dell'intera mostra, come dire, un'analisi anche lì dove uno meno se lo aspetta, e dall'altra parte in qualche modo una volontà di sottrazione, una volontà anche di contestazione che deriva anche dalla pratica artistica e attivista allo stesso tempo di Paolo Cirio.